Buongiorno a tutti dal telegiornale, dal TG Meridiano di Toscana TV. Apriamo subito con la cronaca perché c'è una storia di una grave violenza nei confronti di una donna di nazionalità cinese, prima picchiata e legata, è accaduto a Firenze. Adesso però ci sono anche delle indagini per violenza sessuale. Vediamo. Non si esclude la violenza sessuale per una donna cinese di 47 anni aggredita nella sua abitazione di Firenze la notte tra venerdì e sabato scorsi. L'ipotesi sarebbe entrata al vaglio degli investigatori della squadra mobile. In base a una ricostruzione, due uomini avrebbero bussato alla porta e poi le avrebbero chiesto denaro. Al suo rifiuto l'avrebbero picchiata e legata mani e piedi, portandole via il cellulare. Ma secondo alcuni elementi di indagine raccolti, tuttavia, prima di lasciarla a terra, i due malviventi potrebbero aver abusato di lei. La vittima, che non parla italiano, non sarebbe stata ancora ascoltata dai poliziotti a causa delle sue condizioni fisiche. Per le percosse subite ha riportato diverse fratture al volto per le quali è stata sottoposta ieri a intervento chirurgico. E ad Arezzo un uomo, un tunisino, è stato arrestato, aveva nascosto della droga in un muro esterno all'abitazione. Vediamo. Nasconde droga dietro un muretto della parte esterna della sua abitazione nel centro storico di Arezzo, arrestato tunisino di 33 anni, ad operare i carabinieri della stazione di Subiano con i colleghi del capoluogo ed un'unità cinofila antidroga del nucleo di Firenze. Dopo essere stato trovato in possesso di piccoli quantitativi di droga, il 33enne è stato sottoposto a perquisizione domiciliare, estesa peraltro ad alcuni muri perimetrali esterni all'abitazione, dove, nascosta dietro alcuni sassi, è stata trovata la droga, ovvero 150 dosi tra cocaina, eroina ed hashish. L'uomo è stato arrestato. Strage di Viareggio, oggi a Firenze la seconda delle tre udienze dedicate alle requisitorie. Parla il PM di Lucca, Salvatore Giannino, che dice FS Logistica, società del gruppo FS incaricata della ricerca e del noleggio dei carri, era un soggetto inadatto e incapace nel settore in cui operava perché non in grado di garantire un idoneo monitoraggio dei fornitori. Giannino ha sottolineato il mancato rispetto nella scelta dei fornitori degli elevatissimi standard di sicurezza previsti sulla carta da Trenitalia, che sarebbero stati ignorati nella scelta dei carri, compreso quello che deragliò innescando l'incendio dove morirono 32 persone. In particolare, sia la ditta titolare del carro, l'austriaca Gatz Rail, che le officine Jugendhal di Hannover, dove fu fatta la manutenzione, sarebbero state scelte pur essendo prive della certificazione ISO 9000, che sarebbe stata invece richiesta in base alle procedure interne di Trenitalia. Insomma, il noleggio dei carri avvenne al buio, senza verificare che ci fosse il certificato di sicurezza, ha detto ancora Giannino. E oggi erano presenti in aula anche l'ex AD di FS Mauro Moretti e l'ex AD di RFI Michele Mario Elia. E parliamo invece di pensioni in particolare, ma anche di lavoro, perché i sindacati toscani andranno in piazza a Roma il 9 febbraio. Sentiamo perché da Chiara Valentini. Anche il sindacato toscano unito sarà a Roma sabato prossimo per la manifestazione Futuro al Lavoro. C'è stato anche un po' un effetto Landini probabilmente, molte sono le adesioni per sabato. Sì, per quanto ci riguarda sicuramente, ma soprattutto perché abbiamo provato a spiegare con questa manifestazione che vogliamo fare, che noi chiediamo, non facciamo una manifestazione contro qualcosa, ma facciamo una manifestazione sulla base di una piattaforma unitaria che abbiamo ovviamente rappresentato, perché noi vogliamo davvero essere una forza di cambiamento, perché vogliamo essere davvero noi che cambiamo il paese e soprattutto perché vogliamo delineare un futuro di questo paese. I temi che sono alla base della piattaforma vanno ovviamente dal tema degli investimenti in infrastrutture grandi e piccole. Le infrastrutture non sono soltanto le grandi opere, ma sono anche gli asili nido, sono anche ovviamente i servizi sociali, una sanità che i cittadini sentono proprio e quindi universale, e su tutta una serie di questioni che riguardano il lavoro, ad esempio a partire dalla riforma della pensione. Noi non possiamo pensare che basti per riformare la legge Fornero quota 100. Quota 100 è un pezzettino, peraltro è un pezzettino che si ferma a metà, perché voi sapete bene che la quota 100 significa 38 anni di contributi e 62
di età, e però non riguarda ad esempio i lavoratori che hanno 40 anni di contributi e 60 anni di età, quindi anche questo bisognerebbe anche qui cambiare il nome. Noi siamo d'accordo che qualcuno possa andare in pensione, ma non si risolvono i problemi delle pensioni dei futuri dei giovani, delle donne ad esempio, o comunque anche di tutti quei lavoratori che sono lavoratori che nella loro attività hanno tanto lavoro frantumato, quindi tante, così come reddito di cittadinanza. Noi abbiamo chiesto la riforma degli ammortizzatori sociali, e con il reddito di cittadinanza si fa un provvedimento che da una parte si dà delle risposte alla povertà, cosa buona e giusta, mettendoci anche dei soldi, ma si mescola anche i temi del lavoro ovviamente con quel criterio, con quello strumento che prova a dare risposte alla povertà. Ecco, questo è sbagliato. Noi abbiamo una ricetta, vogliamo un confronto serio, vogliamo aprire con il governo un incontro e una vera e propria trattativa dove poniamo la discussione e le nostre proposte. Non è detto che siano d'accordo, però vogliamo farlo, perché io penso che la democrazia di un paese si misura anche appunto sulla forza delle organizzazioni di rappresentanza, che ovviamente hanno alle spalle CGIL, CISL, UIL e 12 milioni di iscritti, che io credo non possono non essere ascoltate. Come sono messi CAF e chiunque dovrà occuparsi di chi vorrà il reddito di cittadinanza? C'è confusione o chiarezza? Ma i CAF come sempre sono aperti ai cittadini, quindi noi siamo pronti a accogliere tutti i cittadini che hanno bisogno per tutte le pratiche, e in questo momento anche sul reddito di cittadinanza ci stiamo predisponendo. Ancora oggi però c'è molta confusione. Il primo, che non siamo stati assolutamente contattati per quanto riguarda questa finanziaria. Non è il primo governo che ci tratta in questo modo, per cui direi che si sta continuando purtroppo una tradizione da un po' di tempo, ma soprattutto noi lamentiamo il fatto che c'è pochissime risorse per il lavoro. Cioè, il lavoro, posso capire e apprezzo anche gli sforzi in questo momento di venire incontro a una parte molto ampia della popolazione che vive in reale povertà, e uso la parola reale perché anche questo è una cosa da verificare. Direi però purtroppo che manca quella parte di risorse che noi intenderemo soprattutto per quanto riguarda risorse da destinare sia per l'industria ma anche per le grandi imprese per quanto riguarda il nostro territorio, perché il lavoro si crea e questo è fondamentale, questa è una preoccupazione, oltre a una protesta soprattutto è una preoccupazione che noi abbiamo. E il sindaco di Firenze Dario Nardella si ricandida, sentiamo le sue motivazioni, ospite nella nostra trasmissione Trentesimo Minuto condotta da Simone Pagnini, vediamo. Vorrei entrare nella campagna elettorale, anche se non ci siamo, a maggio si va a votare, io dico che lei viene dopo Domenici e Renzi ed è stato il sindaco che ha fatto di più dei precedenti. Allora diciamo che Renzi è stato colui che è riuscito a pedonalizzare Piazza Duomo, e lì bisogna darne atto, a livello di immagine ha dato tanto, però nella concretezza quello che ha fatto lei in 5 anni, devo dire, cantieri, tranvia, far partire 2 linee da tranvia, credo che lei abbia fatto un grandissimo lavoro e questo bisogna darne atto. Grazie del complimento. No, io dov'è la fregatura? Dove comincia la critica? Lei è un maldicente, sindaco, lei è un maldicente. Dico, si ricandida, perché? Ma esattamente per questo motivo, perché penso che abbiamo fatto molto ma il lavoro vada finito. Sì. E non c'è niente di peggio in Italia che vedere opere pubbliche, infrastrutture, progetti che cominciano e vengono lasciati a metà. Sulle tranvie c'è ancora da fare un grande lavoro, arrivare, collegare tutta la città a est. Abbiamo parlato della pista dell'aeroporto e dello stadio. Insomma, ci sono progetti importanti da iniziare e altri che vanno finiti. Come sapete, per la legge italiana un sindaco può fare massimo 2 mandati. Io ho dato tantissimo per questa città. Vedo che i fiorentini mi vogliono bene, anche chi la pensa diversamente da me dal punto di vista politico, però riconosce il fatto che mi sono sempre dato da fare, ho lavorato molto, perché credo che l'unica strada sia quella di fare le cose. Per questo mi piacerebbe poter avere altri 5 anni per completare molti dei progetti che abbiamo avviato e quindi per accompagnare questa straordinaria trasformazione della città, che sta diventando una città moderna, penso anche più pulita, penso anche meno
meno bloccata dal punto di vista del traffico, con anche tanti investimenti che portano posti di lavoro. Insomma, quindi è una città che ha imboccato la strada giusta, penso che sarebbe un peccato bloccare tutto e tornare indietro. E a proposito di opere e investimenti, un nuovo parcheggio da 170 posti è atteso, insomma, a Firenze, tra via Pisana e via della Fonderia. Stiamo nella zona dell'Oltrarno, con un piano seminterrato e spazio di superficie da destinare alla sosta. A rotazione, a prevederlo, la delibera presentata dall'assessore all'urbanistica del Comune di Firenze, Bettarini, che ha avuto oggi il via libera della Giunta con l'approvazione della variante semplificata. E adesso voltiamo pagina e veniamo alle ultime novità nel campo della salute. Eccole. In questo numero del Salus TG, operato al cuore paziente con progeria, prima mondiale a Roma, dal dottor dottore al dentista denti, quando la professione è nel nome. Nuova tecnica soft ripara difetti della parete addominale. Eseguito con successo al San Camillo di Roma il 28 gennaio scorso su Sammy Basso, 23 anni, uno dei 5 pazienti italiani affetti da progeria, il trattamento di una stenosi calcifica severa della valvola aortica per via transcatetere. Si tratta del primo intervento al mondo di questo tipo su un paziente affetto da questa rara malattia. Quindi attraverso l'apice del ventricolo sinistro, con catetere, abbiamo posizionato la valvola all'interno della valvola calcifica stenotica, abbiamo espanso il pallone e posizionato la valvola. L'altra cosa appunto era quella dell'ostruzione coronaria, la valvola abbiamo posizionata un po' più basso del solito, per cui questo non è avvenuto e devo dire il risultato è stato assolutamente al di là di ogni aspettativa. Vede qui Sammy a distanza di una settimana di intervento, pronto per andare a casa in una condizione clinica assolutamente eccezionale. Mi vedete, riesco a parlare, riesco a camminare. Sono felicissimo di averlo fatto. Dal dottor malato al dentista denti, al dottor vaccino, fino all'otorino orecchio. Nomen omen, e in questo la sanità, in particolare la professione di medico, conta molte coincidenze. Analizzando l'elenco anagrafico degli iscritti agli ordini dei medici provinciali italiani, compaiono infatti cognomi quali dottore per 9 camici bianchi, medico 5, malato o malattia 11, ma c'è anche chi nel cognome ha già la prognosi. 11 medici si chiamano infatti guarisco. È targata a Milano l'endoscopia Tesar, una nuova tecnica chirurgica mini-invasiva unica in Italia, sviluppata all'ospedale San Carlo per il trattamento di malattie della parete addominale come laparoceli, ernie post-partum o di varia natura, esiti post-trauma. La nuova tecnica permette di evitare l'approccio intraperitoneale laparoscopico e soprattutto le grandi laparotomie, con risultati ottimi. Bene, per ora è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci.